le migliori proposte dal mondo dell'arredamento. A Cosmit, l'attesa fiera del mobile a Milano, tornata dall'8 al 13 aprile a Fiera Milano Ro, con ben 20 padiglioni interamente dedicati alle ultime novità di settore. Un successo che si rinnova fin dal 1961, promuovendo l'eccellenza ed incentivando l'esportazione del mobile italiano all'estero, anche grazie alla presenza di buyer stranieri. Un commento su come sta andando, per quanto sia solo l'inizio, direi che avete fatto le cose in grande. Ma devo dire che sì, è un salone molto positivo, ci aspettiamo delle buone cose in quanto abbiamo avuto tantissime conferme, soprattutto da oltreoceano. Il mercato si sta spostando molto, si sta spostando sempre più lontano e quindi per noi questo è veramente un momento estremamente importante. Stiamo vedendo, nonostante sia appena iniziato il salone, veramente gente da tutto il mondo, soprattutto dal Far East. Abbiamo cercato di raccontare una casa declinata in diversi modi. Per Cappellini una casa può essere colorata, può essere neutra, può essere soft, può essere pop. Quindi i veri trend oggi sono quelli di lasciare la massima libertà al consumatore finale di mixare prodotti diversi per storia, cultura e tradizioni. C'è sicuramente tra i trend una riscoperta di colori più polverosi, più soft e una grande riscoperta di materiali naturali, sia per i rivestimenti, le lane, le pelli che per i legni. Per noi è fondamentale lavorare sempre sull'innovazione, essere contemporanei e quindi fare continuamente ricerca e innovazione. Allo stesso tempo c'è anche un aspetto molto legato alla versatilità nei confronti di quelle che sono le esigenze di architetti e progettisti. Assolutamente, noi dobbiamo tener conto che oggi il compratore è importante, però vive in case magari di piccole dimensioni nelle grandi città del mondo, per cui dobbiamo lavorare con i prodotti sulla giusta scala, non fare prodotti fuori scala che possono sembrare bellissimi ma che poi non possono entrare nelle case. Io dico sempre che il vero goal per il design è sì di entrare nelle collezioni permanenti dei musei, ma soprattutto di entrare nelle case della gente.